Il ricordo migliore è stata, penso, sono state le due gare in Alta Badia, quando ho fatto le mie migliori marce, le mie migliori gare, proprio con questo guanto. Ciao Filippo, come stai? Bene, benone, grazie. Cosa? Ma sono pronto, siamo pronti e vediamo anche per le condizioni meteo, se ci sarà bello, brutto, vento, non vento, però ci siamo in grande forma. Io ho iniziato a sciare all'età di 3 anni, penso, perché mio papà è un grande appassionato e i primi ricordi che ho sono a Piazza Torre, in una piccolissima stazione provincia di Bergamo, Val Brembana. E da lì ho iniziato appunto a sciare tramite mio papà che mi faceva da maestro, ma di sci non ci capisce niente. E da lì ho iniziato la mia grandissima passione che tuttora porto avanti e mi gaso sempre, quindi. Da lì a diventare un professionista non me l'aspettavo perché ovviamente la performance arriva con l'andare avanti dell'età. Però ora sto pensando che la mia vita sarà questo e quindi la professionalità è importantissima. Tre parole per questi guanti: efficaci, caldi, perché un guanto deve essere caldo, e performanti. Il design fighissimo che cambia tutti gli anni. E l'aquila così per l'Olimpiadi fighissima, è grande trovata. Il ricordo migliore è stata, penso, sono state le due gare in Alta Badia, quando ho fatto le mie migliori manche, le mie migliori gare, proprio con questo guanto. Questa stagione spero sia la stagione del salto, perché finora ho fatto qualche risultato, ma non importa niente, non serve a nulla, perché se non entri nei 30, fare risultati non serve Quindi il quasi numero è il niente. 30 o Se il l'obiettivo è 20. quello. Speriamo il 20, il 15 e il 10, però vediamo. Ma l'Alta Badia, perché quella secondo me è la più bella in casa, con un pendio bellissimo. Però anche qua a Solden è comunque una bellissima pista e sono molto positivo.